Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Io sono Margherita e oggi l'appuntamento è uno dei miei preferiti con il wrap up, questa volta davvero, e con il wrap up, e quindi vi racconterò tutte le mie letture di luglio che sono state molte. Ho letto, tra letto e ascoltato 7 libri. Beh, per qualcuno è la normalità, per me è abbastanza. Il fatto che sono in vacanza e una serie di fortunate combinazioni mi ha permesso di leggere molto. Quindi mettetevi comodi perché avremo molto da chiacchierare. Naturalmente nei commenti scrivetemi anche delle vostre letture, che sempre mi interessa conoscerle e avere nuovi spunti. Vi aspetto tra poco. Ecco qui. Allora, comincerei con gli audiolibri. E così poi vi metto le copertine o qui e le vedete, così facciamo tutto un discorso unitario sugli audiolibri. Allora, io avevo, l'ho già detto, ma lo ripeto per chi non lo sapesse, avevo al Salone del Libro fatto l'abbonamento Audible, quello gratuito, che come offerta speciale per il salone era prolungato per 2 mesi anziché uno. Tutti i nuovi iscritti hanno un mese gratis, ma al salone ne concedevano addirittura due, quindi ho avuto giugno e luglio per ascoltare libri. È stata una bella esperienza, ma non la rinnoverò perché io non. Poi non, lo so già che non ho tempo di ascoltare libri, perché quando cammino, quando sono in giro, non c'è mai occasione di sentirlo. Qui sono state fortunate combinazioni che andavo ancora a scuola e avevo solo da riordinare delle cose, roba che non mi impegnava il cervello, e quindi sono riuscita ad ascoltarmi in questo modo un libro, e un altro ho ascoltato facendo lavori di giardinaggio. Quindi la situazione è perfetta, ma sapete bene che in epoca di lavorativa questo non avviene. Ma andiamo ai libri. Andiamo ai libri. Allora, il primo libro che ho ascoltato, che è stata una bellissima esperienza, quindi un libro consigliatissimo, è La Malnata di Beatrice Salvioni. È stato una piacevolissima sorpresa. Di che cosa parla? La Malnata è una ragazza che gli successe diverse disgrazie, diciamo così, e lei si è autoconvinta di averle provocate e di essere quindi una poco di buono, una menagramo, e la sua famiglia, non le sorelle, i fratelli, la sorella o i fratelli, ma soprattutto la madre, gli ha rafforzato questo dubbio, e quindi lei è cresciuta con questa convinzione, e tutto il suo modo di fare riflette questo suo queste, questa sua convinzione, autoconvinzione di essere così, e quindi anche ha paura a voler bene alle persone, ha paura ad affezionarsi, ha paura ad avere degli amici perché teme di fare loro del male. Quindi si accompagna con ragazzacci con i quali va a pescare rane, va a fare giochi strani. Però questa ragazza attira l'attenzione di una sua compagna di scuola, Francesca, che è la protagonista e la voce narrante del libro, e lei desidera essere amica di questa ragazza, le si avvicina e in un certo modo comincia a fare queste scorrerie con loro, con questi ragazzi, conosce la famiglia e si inserisce un po' nella vita della malnata, e quindi cominciano a frequentarsi e ad avere un'amicizia. Questa ragazza è molto, nonostante i suoi trascorsi, a scuola riesce bene, e quindi lei spera, Francesca, spera con tutte le sue forze che possa continuare gli studi con lei, e per un certo periodo questo avviene. Invece Francesca ha una famiglia assolutamente borghese, con il padre che ha un buon lavoro, la madre
che è più interessata alle apparenze che alla sostanza, anche per quanto riguarda il suo proprio comportamento, e raccomanda alla figlia di fare sempre, di tenere sempre certi comportamenti da brava ragazza, mentre vedremo che lei tanto tanto altrettanti comportamenti seri non ce li ha. Comunque, non voglio anticiparvi troppo, ma e diciamo che nel comportamento della madre non fa una bella figura, è un personaggio un po' ipocrita che non mi è piaciuto. È molto più vicino al padre, è molto più piacevole. E poi ci siamo in epoca sempre fascista, dico sempre perché anche un altro che ho letto è nel, sì, e anche altri due che ho letto sono nello stesso periodo storico, quindi mi sono ritrovata immersa negli anni 40 del Novecento. E allora i ragazzi vanno a scuola e devono inneggiare al duce, ovviamente al re, forse ancora prima degli anni 40, forse siamo ancora negli anni 30 del Novecento. E comunque, quello che succede poi è che ci sono dei personaggi prepotenti che si comportano in modo indicibile, e uno di questi anche, vabbè, io non posso raccontarvi tutto, no? E sono così entusiasta e parlo così volentieri di questo libro, ma non mi devo entrare nell'ordine di idee che non ve lo devo raccontare, perché sennò vi tolgo il piacere della lettura. Vi leggerò solo una piccola frase che mi sono appuntata perché mi è divertito. Quando la malnata viene espulsa da scuola per una serie di vicende, Francesca si alza in piedi e dice la frase che dicevano tutte le mattine: raccomando al Signore il Duce, i sovrani e la cara patria nostra, recitai, come facevamo ogni mattina al momento del saluto, e poi aggiunsi: spero che mandi tutti all'inferno. E questa frase ovviamente gli costerà grandi punizioni, ma lei non succede granché perché ha una famiglia alle spalle che la garantisce. Naturalmente sullo sfondo ci sono le guerre coloniali, disgraziate guerre coloniali in Africa nostre, e tante tante vicende. È un libro molto piacevole, molto molto godibile, i personaggi sono raccontati molto bene, quindi ve lo raccomando assolutamente. Un altro che ho ascoltato anche è Dove non mi hai portata, di Maria Grazia Calandrone. Un libro stupendo, anche questo candidato al premio Strega e finalista, credo, nella Cinquina, ed è il racconto autobiografico proprio, ma anche se basato su documenti e non su ricordi, perché si racconta proprio la sua primissima infanzia. Diciamo che è autobiografico, ma racconta più la storia dei genitori e i genitori naturali di Maria Grazia Calandrone, perché poi lei è stata adottata dai signori Calandrone, che le hanno poi dato il cognome che conosciamo. E allora, i suoi veri genitori l'hanno abbandonata a Villa Borghese quando lei aveva 8 mesi, e poi si sono tolti la vita. E lei racconta proprio tutto questo, più che altro racconta tutta la vita di sua madre, e in un'epoca storica nella quale le donne dovevano, almeno in campagna dove è nata e vissuta la sua mamma, che si chiama Lucia, ha dovuto accettare certe cose. Lei era innamorata di un ragazzo, ma assolutamente non gliel'hanno lasciato né frequentare né sposare, finché lui se n'è andato e si è sposato altrove, e a lei l'hanno costretta a sposare un altro uomo,
che l'ha resa assolutamente infelice e anzi, non si è proprio, vabbè, non vi dico questo, l'ha resa assolutamente infelice, un matrimonio assolutamente infelice finché lei poi incontrerà il papà di Maria Grazia. E vi dico che come prosa è una prosa straordinaria ma molto lirica, si sente che Maria Grazia è poetessa e si sente veramente in tutta la narrazione. Vi leggerò alcune cose anche qui che mi hanno colpito e ad esempio quando l'hanno costretta a sposarsi, la sposa al labbro spaccato, continua a non volere, l'hanno costretta a ceffoni, ma la sua volontà non è piegata. Contro la sua determinazione, il contratto è comunque siglato. L'utilizzo della considerevole forza lavoro e riproduttiva di una giovane femmina in cambio dell'aumento delle proprietà. Sentite anche questa, eh? Questa è una frase che veramente mi ha fatto pensare. Ogni tiranno domina un popolo che non stima proprio perché è un popolo che ha avuto bisogno di un tiranno. Una nazione fatta anche da gente che, spaventata dall'incombenza della libertà, ha formulato il sogno di un mondo infantile affidato alla guida paterna di un despota dalla mano salda. Facciamo attenzione perché quando si ricerca l'uomo forte si va a finire poi questo e poi ha delle pagine straordinarie sulla guerra e su tutte le malvagità che sono state compiute in tutto il territorio dai tedeschi e anche dai fascisti che hanno collaborato con i tedeschi. Incredibile, sempre sentite, sempre la guerra avanza incurante delle giovinezze che sperpera, ma si aggiungono pure le morti per autentico scialo dovute alla bile ottusa dei vinti. Quando si accorgono di perdere, cominciano a fare strage. I nazisti in ritirata lasciano sparsa a terra stragi di civili a volte compiute con la complicità dei fascisti locali, come avverrà a Sant'Anna di Stazzema, ma non nei due eccidi precedenti che qui prendo a campione in memoria di tutti. Il 13 ottobre sono soli tedeschi a incendiare e saccheggiare la casertana Caiazzo, lasciando foschi ammassi di pietrame e corpi, 22 civili straziati e da telefiamme, ideatori maligni dello scempio, il sottotenente 21enne Wolfgang Lenefinen, scusatemi, non l'ho ascoltato, quindi non so come si scrive, e il sergente Kurt Schuster, rimasti impuniti grazie alla complicità del governo tedesco che non concede l'estradizione. Händel vivrà ancora indisturbato per altri 60 anni a Coblenza organizzando feste per bambini. Il 21 novembre, nel bosco abruzzese di Limmari, i tedeschi trucidano 128 persone, tra le quali 34 bambini che non hanno ancora festeggiato i 10 anni. Per il piacere della morte, per il piacere della morte, l'odore del sangue che ubriaca, l'odore del potere di decidere se risparmiare o uccidere tutto quello che ancora vive e respira libero, nonostante la bollita mediocrità dei tiranni. Sì, queste sono le atrocità della guerra. E poi viene tutta la storia di Lucia e di Giuseppe, il papà naturale di Maria Grazia e le loro vicissitudini. È un libro da leggere, a me è piaciuto tantissimo, tristissimo, doloroso, ma mi è molto piaciuto. Poi, ultimo audiolibro, l'ho ascoltato con mio marito, quindi ci ha preso un po' più tempo perché dovevamo trovare i momenti in cui eravamo insieme, di solito in macchina.
Ed è di Roberto Mercadini, La donna che rise di Dio, l'ultimo suo libro. Roberto Mercadini, lo conoscerete tutti, molto popolare su YouTube, ha un bellissimo canale, se non lo conoscete andate a vederlo, dove parla di temi culturali tra i più vari, di divulgazione, di tantissime cose. E quindi è una persona molto colta, molto capace, e quindi vi consiglio di andare innanzitutto a visitare il suo canale e poi vi consiglio anche questo libro. Allora, la donna, chi è la donna che rise di Dio? È Sara, e ride di Dio perché all'ennesima, lei aveva già più di 90 anni, Abramo 99, e all'ennesima promessa di avere un erede, lo sente Dio che lo promette ad Abramo, e lei da dentro la tenda si mette a ridere. E in effetti a quell'età poi invece la promessa si avvera davvero e nascerà Isacco, che sarà il figlio amatissimo di entrambi. E poi c'è questa storia, ma ci sono tantissime altre storie bibliche, tante curiosità, tante ragioni spiegate attraverso l'etimologia delle parole, perché Roberto Mercadini parla l'ebraico o ha studiato l'ebraico antico, quindi ti spiega anche il significato di tante parole. E in questo, se siete in dubbio, vi consiglio di più l'audiolibro, perché così sentite tutte le parole pronunciate correttamente. È un libro interessantissimo. Poi Roberto Mercadini è un ottimo divulgatore, perché racconta temi anche complessi, però sempre con un linguaggio estremamente comprensibile e fruibile da tutti, anche chi non conosce benissimo la Bibbia o non conosce i temi biblici. Certo, le storie che vengono narrate nel libro sono tra le più conosciute, c'è la storia di Giona, e ce ne sono tantissime altre, i due figli di Isacco, e ci sono tantissime storie raccontate sempre con estrema chiarezza e in modo godibile anche, e a volte anche spiritoso, quindi molto molto piacevole, lettura consigliatissima. Poi, qualche cosa, e adesso passiamo invece ai libri cartacei. Allora, il primo libro cartaceo che ho finito a luglio è Violetta di Isabella Allende. Io ho questa edizione di Mondolibri, perché è un libro di mia figlia, c'è un segnalibro ancora che sta leggendo mio marito, lei è abbonata a questa Mondolibri, Club degli Editori, quindi l'ha comprato lì. Noi siamo fans di Isabella Allende, abbiamo letto praticamente tutti i libri, e lei già quando me l'ha prestato ha detto: guarda che forse è il meno riuscito. Io l'ho iniziato piena di entusiasmo, perché quando leggo Isabella Allende mi sento veramente a casa, e parla ha un tipo di linguaggio che amo molto, scrive come mi piace a me leggere, le storie che amo molto, le storie che lei racconta. Questo però diciamo che è un po' meno bello degli altri, ecco, diciamola così. Non che sia la storia spiacevole, la storia scorre via è gradevole, è un libro che si legge bene, si legge in fretta, però
Diciamo che i temi di Isabella Allende li troviamo tutti, la donna forte che si impone, si emancipa, intelligente, scaltra negli affari, e poi c'è sempre la storia del suo paese, il Cile, quindi la parte storica dell'inizio della dittatura e come reagire a quella, c'è la storia familiare. Diverse storie d'amore, ma a parte Violeta, che è un bellissimo personaggio e la conosciamo a tutto tondo, gli altri personaggi forse sono un po' piatti, appena accennati. E mio marito mi diceva: ma è una serie di eventi raccontati così apparentemente uno staccato dall'altro. E in effetti, un po' ha ragione anche lui. Sono un po' poca continuità, no? C'è la storia, c'è una storia un po' messa insieme così. Ecco, vogliamo dirlo, non era forse il momento di massima ispirazione per lei. Comunque, ottimo libro, benissimo scritto, è una lettura che scorre e che fa piacere leggere comunque sempre, ma rispetto ad altre opere di Isabella Allende, diciamo che questa è quella che mi ha un po' lasciata un po' più perplessa. Poi cita La Casa degli Spiriti, perché venni anche a sapere che la nonna Nivea, la madre di mio padre, era morta decapitata in uno spaventoso incidente d'auto e che la sua testa si era persa in un campo, che era esistita una zia che sapeva parlare con gli spiriti e che c'era un cane cresciuto fino a raggiungere le dimensioni di un dromedario. Sì, questi sono tutti i personaggi della Casa degli Spiriti, solo che invece di concentrarsi su Clara, che era poi quella che vedeva gli spiriti, siamo a suo fratello. Però, bello, mi è piaciuto trovare questo spunto e dei personaggi amatissimi che ho conosciuto proprio nel primo libro che ho letto suo, La Casa degli Spiriti. Poi, il pezzo grosso di questo mese, il pezzo grosso di questo mese è stato quello che ho letto con il gruppo di lettura. Abbiamo letto Don Chisciotte, solo il primo libro. Vedete che i miei segni, tutti i miei numerosissimi appunti si fermano a metà, perché poi comincia il secondo libro, che sarà la lettura di agosto. E quindi, cosa dire di questo? Questo è un capolavoro, è bellissimo. Non mi aspettavo che scorresse così bene, anche se questa edizione è scritta in riprendendo lo spagnolo antico e tradotto ovviamente, ma in un italiano arcaico e antico, no? Che dire, è un libro che suscita le più diverse emozioni. All'inizio sì, ci sono delle avventure che strappano sorriso, ma all'inizio è un po' tragicomico, perché questo eroe, questo cavaliere dalla triste figura, come lo stesso si definisce, gliene capitano di ogni e tutte disgraziate, un po' che anche se sorridi con quello che succede, ma poi ti rimane l'amaro in bocca. Invece poi verso la fine invece vengono le avventure esilaranti, che proprio sono divertentissime. Poi le vicende con Sancho, veramente è una cosa godibilissima. Se non l'avete ancora letto, leggetelo veramente, non vi spaventate, ma è un libro veramente piacevole. Ma non mi dilungo, perché quando vedrete questo video ci sarà già stata la diretta, quindi troverete la traccia sul canale della registrazione e sul canale dove ne parleremo insieme. Quindi andatela a cercare se vi fa piacere sapere qualcosa di più di Don Chisciotte. È una lettura piacevolissima, veramente. Poi ho letto. Ho letto un libro del quale si è parlato molto, Gianmarco Griffi, Ferrovie del Messico, libro pluripremiato in tante cose, in tanti concorsi. È stato il libro dell'anno del 2019,
Sì, 1900, nel 2022 a Fahrenheit, non so se conoscete la trasmissione di Radio 3 del pomeriggio dove si parla tanto di libri, e è stato, gli presentano dei libri e tra tutti i libri presentati durante l'anno questo è stato giudicato il migliore, è stato il più votato. E, è stato in finale al premio Strega, poi non è passato nella cinquina, ma è un libro che merita ovviamente. Tantissimi personaggi, immaginatevi in più di 800 pagine, ma che si leggono veramente. Io, insieme a tutte queste altre cose, ho letto pure lui e si legge veramente volentieri e in fretta. E tantissimi personaggi, quello che mi è piaciuto anche il registro narrativo che cambia da un personaggio all'altro, tanti raccontati in prima persona e tranne. A parte la storia principale che è quella del protagonista che si chiama Cesco Maggetti ed è un milite della Guardia Nazionale Repubblicana Ferroviaria, quindi qui è un altro dei libri ambientati durante il fascismo, quindi lui è repubblicano, quindi è dalla parte del fascismo, non amici suoi sono invece passati tra i partigiani. Non vi anticipo tanto, ma lui è stato incaricato da un gerarca nazista di disegnare la mappa ferroviaria del Messico perché sono convinti che gli americani nascondano da qualche parte in Messico, vicino alla ferrovia, un'arma letale. E quindi per eliminare quest'arma hanno bisogno di sapere i percorsi di questa ferrovia. E lui prima è alla ricerca, a parte che è tormentato da un tremendo mal di denti che lo accompagnerà per quasi tutta la storia. E quindi, poverino, viviamo con lui tutto questo tormento, ma poi lui è alla ricerca di un libro che potrebbe contenere la mappa di questo famoso ferro carrile. E è alla ricerca disperata di questo libro, incontra i più svariati personaggi che possono averlo perché ne segue il percorso. E un'ampia parte è in un cimitero dove vengono riesumati morti e bruciati, e incontra due becchini che sono due personaggi straordinari, no? E lì è un'ampia parte con i dialoghi con questi qui che lo intrattengono a lungo. E sempre lui sempre frigge perché vorrebbe sapere se hanno loro questo libro, ma non lo posso, poi alla fine non riescono ad aiutarlo, lo indirizzano da un'altra parte, insomma lui cerca tutto questo libro, alla fine troverà non quel libro lì, ma ne troverà un altro dove ci sarà una mappa del Messico proprio, e lui dice, sta ferrovia gliela disegno io alla fine. Comunque riuscirà a produrre la mappa e poi succederanno tante altre cose. Non crediate che vi abbia svelato granché perché il piacere di questo libro è proprio leggere tutte le sue avventure e tutte quelle degli altri personaggi, perché si trovano dei personaggi magnifici. Ad esempio, quando si trova a spasso con il suo amico Ennio, suo amico di infanzia, sentite, io qui mi sono trovata in Don Chisciotte. Avvistammo in lontananza un gruppo di contadini. Lui si fermò e lui fermò il sidecar, si nascose dietro a un cespuglio. Chiesi cosa stava facendo. Disse di aver avvistato un battaglione nazista. Ma quale battaglione nazista? Dissi, saranno 12 contadini con 4 biciclette e 3 vacche. Mi disse di tacere. Attaccò il manipolo di contadini a mani nude, ne stese un paio, ma i contadini svizzeri sono robusti, eccetera, eccetera. È molto divertente. Poi è molto colto, ci sono citazioni letterarie, c'è un personaggio, lo snob letterario, un gerarca fascista che lo riceve perché lui pensa che
abbia questo famoso libro e lui lo riceve cita tanti di quelle opere letterarie. Comunque, Carme, che è la cameriera di questo gerarca, e comunque Carme gli ha aperto la porta e l'ha fatto accomodare in studio, dove stava applicando la colla di coniglio a un foglio di carta di riso da agglutinare al frontespizio tarlato dell'edizione Valgrisana del 1556 dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, con 46 xilografie da disegni di Dosso Dossi, che mi era appena accaparrata un'asta. E così via, consultando uno straordinario esemplare del De Repubblica di Cicerone, scritto in uncialetto del IV secolo, ricoperto dai salmi di Sant'Agostino del VII secolo. Quindi questo qui che gode con tutte queste opere d'arte straordinarie. Poi il senso della narrazione qui di cosa. Che senso ha scrivere questo libro? Adesso dove l'ho messo? Dove l'ho messo? Dov'è? L'ho visto prima? Aspettate, una bella descrizione. Ah, anche uno dei personaggi è anche Hitler. Qui no, qui no, qui no. Abbiate pazienza. Poi quando trovo i miei segnalibri, ecco citazioni di Borges, parla del golf perché l'autore stesso è esperto di golf perché dirige un club di golf, poi vi faccio vedere la foto. Allora, bello il senso della narrazione. Qualcuno ci ha tirato un brutto scherzo. Forse non sono stati i gerarchi nazisti a ordinare una mappa delle ferrovie del Messico. Non è stato il fatto. Forse si tratta semplicemente del bisogno di qualcuno di raccontare una storia. Bello, eh? Bello. E poi mi è piaciuto anche di una partigiana fortissima, Anita, come la adoro questa, è una piccola comparsata, è questa qui, però sono quelle donne che mi piacciono. Una ragazza di nome Anita si fece avanti per prima. Fa attenzione a questi qui, disse a Steno. Quando sono arrivata io, ero con altre tre. 10 minuti dopo erano già lì a chiedere di cucinargli la zuppa. Ve la cucinate voi la zuppa, gli ho detto. A me datemi un fucile che sono venuta ad ammazzare i fascisti, mica per cucinare la zuppa a voi altri cialtroni. La stessa sera ci hanno chiesto di ballare, lo sapevo bene dove volevano andare a parare, sti calabraie. Mi faccio ballare a calci in culo, vabbè, a voi altri gadan, gli ho detto. Quindi fa attenzione a questi qui, che se sei grande e grosso, e già che ci sei, fa attenzione anche a me. Divertentissimo, divertentissimo. E poi ho trovato un passo anche che mi ha catapultato in questo libro qua. David Grossman, vedi alla voce amore. Io non so, l'ho letto tanti anni fa, ma appena ho letto questo passo, che adesso non vi sto a leggere, se no qui facciamo notte, e appena ho letto quel passo, io ho detto questo passo sul libro, ho detto lì siamo. Ha letto questo libro, Vedi alla voce amore di David Grossman, perché c'è la stessa, un po' la stessa atmosfera, è un po' stesso tipo di avventura, un viaggio per mare a nuoto, e qui c'è lo stesso, sono andata a verificare e dice. Per capire davvero, qui parla del protagonista, dovrà cercare le tracce del nonno in Polonia per compiere un viaggio impossibile per mare. Quindi non mi sono allontanata tanto dalla supposizione. Fatemi sapere se avete letto quel libro e se avete letto questo, se ci avete trovato la stessa, se vi è saltato la molla anche a voi. Comunque, un libro super consigliato. Molto divertente da leggere, molto intrattenente, a volte anche triste, ovviamente, ma
c'è di tutto. E, ecco, vi avevo promesso di farvi vedere la foto dell'autore lì che gioca a golf. Infatti c'è poi anche un capitolo dedicato al golf. Vediamo, io ci ho messo dentro quando trovo degli articoli sui libri. Questo qui me l'hanno prestato, però vedete, eccolo lì, il nostro Griffy che gioca a golf nel suo nel campo, nel suo club. È bellissimo. Poi tanti personaggi, Tilde è un altro bellissimo personaggio che lo segue a cercare questo libro per un certo periodo. Bello. Mi raccomando, leggetelo. Poi l'ultimo libro, e questo l'ho iniziato perché quando andavo in giro sapevo di dover aspettare, non potevo portarmi dietro né Don Chisciotte né questo Ferrovie del Messico perché erano troppo voluminosi. Allora ho iniziato e poi anche terminato, ma questo si legge in fretta, di Piff e Marco Lillo, Io posso. Questa è una storia di mafia, un'altra storia che vi farà molto molto arrabbiare per quelle vicende che ci sono, che raccapriccianti che vi sono raccontate qui, paradossali che succedano queste cose. Il titolo, questo è narrato nelle prime pagine, quindi non vi svelo niente, viene da un'affermazione che aveva fatto un compagno di scuola di Piff a lui quando dovevano scegliere per l'università e lui gli chiedeva: tu cosa farai? Oh, medicina, giurisprudenza, mi sono iscritto a tutti e due. Come? Non si può, io posso. E quindi l'atteggiamento mafioso di dire io posso, sottinteso tu no, ma perché io sono io, è proprio l'anticamera di quell'atteggiamento che poi porta alla mafia, no? E a avere tutti quei comportamenti di sopruso, di sopraffazione verso gli altri che sono proprio tipici dei mafiosi. Quindi, cosa succede? Che vicenda è? Sono due sorelle che, vedete dal cognome, si chiamano Piglio, sono di origine sarda e hanno un negozio a Palermo di prodotti della Sardegna, un negozio florido che funziona bene, già ereditato dal padre, e hanno due o tre costruzioni proprio davanti al Parco della Favorita, in una posizione bellissima. E sinonché un giorno dietro casa loro cominciano a scavare un cantiere e quando vanno a chiedere notizie di che cosa sta succedendo, gli dicono: ah, ma qui costruiremo e presto demoliremo queste case. Ma come? Queste sono case nostre. Vanno a fare esposti alla polizia. Insomma, che questo costruttore, per farvela breve, poi ve lo leggete, per questo costruttore ha avuto i permessi di costruire su una terra che non era sua in parte, c'era sul loro progetto c'era anche inglobata sul progetto di questo costruttore, c'era inglobata il terreno e le costruzioni di queste due sorelle. Hanno avuto intimidazioni, gli è successo di tutto e hanno avuto grandi avvocati contro, hanno speso tutte le loro avere in spese legali, sono andati a parlare addirittura con Paolo Borsellino un mese prima che subisse l'attentato che l'ha ucciso. E però alla fine, piano piano, sono riusciti a spuntarla. Prima riconoscendo come vittime di un fondo regionale, vittime di mafia. E poi ecco, poi hanno avuto il tribunale, gli ha accordato un risarcimento di 700.000 euro più le spese legali, però il costruttore, che era intanto finito in carcere, non gliele ha pagate, ma lo Stato gli ha chiesto il 3% di quel risarcimento, anche se loro non l'hanno ottenuto. Quindi anche lo Stato si è messo contro di loro. Veramente un libro che quando lo leggete vi dite: ma com'è possibile?
Com'è possibile che succedano queste cose? E ci hanno messo 30 anni, 30 anni per dimostrare una cosa che era alla vista di tutti, che quel terreno era loro. E quindi il comune che ha dato il permesso, il funzionario criminale, il comunale, ho detto criminale, il funzionario comunale che ha dato il permesso di costruire su un terreno che non era loro, quindi ha dato il via a tutto e poi... Insomma, che ci hanno messo 30 anni, una delle due adesso è ammalata di Alzheimer, quindi non ha potuto vedere e poi la fine dell'incubo, l'altra sì, ma è non del tutto finito, appunto perché il risarcimento, ma chi lo sa se arriverà del tutto, in parte sono state risarcite, ma non del tutto, hanno dovuto anche pagarsi questo 3% su un risarcimento fantasma. Guardate, è un bellissimo libro di documentario, no? Di cose che succedono e veramente lasciano di stucco. Bene, dopo tutta questa tiritera, un video stralungo e mi dispiace, ma le letture sono state tante, e vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo. Ciao a tutte, ciao a tutti.